Libri, quaderni, materiale scolastico, anche comprando l'usato, la spesa supera i 500 euro a studente. Effettivamente ci sono degli aumenti e chi ha più figli, una famiglia numerosa, credo che sia una cosa abbastanza pesante. Oltre a questo poi ci sono tutte le spese di cartoleria, di zaini, eccetera, dove vedo che anche lì le famiglie spendono parecchio. Nelle liste delle scuole superiori vengono indicati dei libri digitali solo per non sforare il tetto di spesa. La campanella del nuovo anno scolastico sta per suonare e porta con sé non pochi disagi a livello economico per le famiglie che devono sostenere l'acquisto di libri, astucci e zaini per uno o più figli. Con calma, perché sembra sempre molto lontano per l'inizio della scuola, ma in realtà poi fra una settimana ci siamo. Voi agosto siete stati aperti? Sì, siamo a parte 2 o 3 giorni a cavallo proprio di Ferragosto, comunque sì. Per avere un'idea dei numeri di cui parliamo, il Codacons ha stimato una spesa di oltre 1000 euro circa a figlio, comprendente l'intero materiale annuo che serve ad un ragazzo per andare a scuola. Ogni anno infatti gli aumenti dei prezzi di produzione sono di circa il 5% o poco meno, sono sempre di più le famiglie infatti che corrono ai ripari comprando l'usato. Noi abbiamo sia i libri nuovi che i libri usati che ritiriamo dai clienti che hanno finito gli anni scolastici, ce li portano, valutiamo quelli che sono ancora in uso e li rivendiamo a chi ne ha bisogno. Le persone preferiscono il nuovo o l'usato? Dipende, ci sono alcuni libri, alcune classi che tendenzialmente preferiscono i libri nuovi. Faccio un esempio, un libro di inglese di prima media tendenzialmente è più venduto più nuovo che usato, e man mano che poi passano gli anni la gente si adatta un po' di più anche sugli usati.